cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio. Buongiorno, buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano, questo è tempo di Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Noi siamo qui questa mattina per pregare al Signore. Stavo qui litigando un po' con il programma che si è aggiornato ma si stava bloccando, però grazie a Dio eccoci qua. Siamo qui e abbiamo tempo questa mattina di pregare, di presentare le nostre richieste e anche naturalmente di leggere la Sacra Scrittura. Ci avviciniamo alla fine settimana e preghiamo Dio che sia un tempo benedetto, che possiamo servire il Signore con gioia, possiamo dare testimonianza dell'amore di Dio. Quindi io ringrazio per tutti quanti voi che siete già qui per questa bellissima opportunità di servire insieme. Amen, carissimi. Quindi noi vogliamo pregare, vogliamo esaltare il nostro Dio. Vogliamo poter questa mattina dare gloria a Lui, perché Lui è il Signore che provvede per ogni nostro bisogno, nel nome di Gesù. Signore, noi ti ringraziamo questa mattina. Alziamo, Signore, la nostra voce, il nostro cuore davanti a te. E mentre siamo qui, Signore, la nostra anima si rallegra nel Signore. E come dice la tua parola, l'anima mia esulterà nel Signore, mi rallegrerò nella sua salvezza. Signore, grazie per la salvezza che tu hai dato a noi. Grazie per la misericordia che hai dato a ognuno di noi nel farci conoscere il Vangelo, nel averci chiamato a te e questa mattina poter pregare al Signore e dire che tu sei il nostro Dio. Proprio come anche Davide ha fatto la stessa cosa. Padre, nel Salmo 63, versetto 1, Davide dice: «Quando ero nel deserto di Giuda, oh Dio, tu sei il mio Dio». Io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anella il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Signore, allora noi ti ringraziamo, ti cerchiamo e presentiamo il nostro cuore davanti a te. Voglia tu, Padre, questa mattina accogliere questo tempo, dirigere, Signore, questa giornata, quello che c'è per sabato, quello che c'è per domenica. Signore, noi ti preghiamo che tu possa provvedere per ogni nostro bisogno e soprattutto per i nostri cari che sono in difficoltà, che hanno bisogno, Padre, proprio di una preghiera che noi vogliamo presentare davanti a te questa mattina nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Signore, noi presentiamo la Maria, Signore, a Collegno, a Torino. Signore, noi ringraziamo, Signore, per Emmanuel, Signore, che lui sta molto meglio. Voglia tu, Signore, continuare a benedire, Padre, prendersi cura di lui nel nome di Gesù. La stessa cosa per Maria Vera, Padre. Noi presentiamo anche lei davanti al tuo trono della grazia, che tu possa operare grandemente nel suo cuore, nel nome di Gesù. Signore, anche per Rodrigo, Signore, con cui ho parlato con lui ieri, lui che si trova, Signore, vicino a Dusty, insieme alla sua famiglia, ringraziamo, Signore, perché tu hai benedetto lui, sia nel lavoro, sia, Signore, spiritualmente, con la sua famiglia, per un altro figlio che sta arrivando. Noi preghiamo, Signore, per il lavoro, per il sostegno e per tutto quello che tu dai a lui nel nome di Gesù, Signore. Noi preghiamo insieme a lui e presentiamo, Padre, la vita, Signore, di suo fratello, Padre, che abita in Brasile, si chiama Rafael. Signore, noi preghiamo per la sua vita, che lui sia liberato, Signore, da ogni spirito maligno, Signore, da ogni tipo di oppressione, allo stesso tempo che tu possa, Signore, dare a lui questo cuore nuovo per mezzo dell'azione efficace dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Noi preghiamo per questo, Signore, preghiamo
anche, Signore, per Mayra, Signore, che anche lei, Signore, sta vivendo un momento dove l'ansietà, Signore, la depressione ha colpito il suo cuore. Noi preghiamo, Padre, preghiamo anche che lei, Signore, per Mayra, Signore, che ha bisogno di te, Signore. Non importa dove uno abita, che tu possa, Padre, far sì che questa preghiera che arriva al trono della grazia, tu possa intervenire nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E per questo noi ti preghiamo che tu possa operare. Anche per Rodrigo, per il viaggio che deve fare, motivo di lavoro, protegge lui al lavoro e protegge altrettanto, Signore, anche la vita della sua famiglia. Grazie per le benedizioni che tu stai dando a lui, Signore, nel nome di Gesù. Anche mio fratello Valerio, Signore, che chiede una preghiera per la sua famiglia, Signore, e maggiormente per la moglie, Signore, noi vogliamo pregare per lei. Innanzitutto che la pace di Cristo possa, Signore, avvolgere il suo cuore, la sua anima, e Signore, lei sia forte nel Signore. Padre, per ogni cosa che lei sta facendo, per l'analisi, per esami, Signore, voglia tu benedire e dare quella serenità, Padre, che tu hai cura sopra di lei, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Preghiamo, Padre, nel nome di Gesù. Opera grandemente nella vita di Elisa e che tu possa sostenerla, Signore, con la vita di Valerio. Noi preghiamo per tutti i figli e che anche loro, Signore, possono pregare al Signore. Prego, Signore, anche per Stefano, prego per sua madre, Signore, che sia un pochino stabilizzata, ma noi preghiamo che tu possa operare grandemente. Anche per nostro fratello Massimo, Signore, che oggi avrà, Signore, un risultato, Padre, per già le analisi che ha fatto, noi ti preghiamo. Mette, Signore, ancora una volta la tua mano, dirigi i suoi passi, protegge la sua vita, liberalo, Signore, da ogni battaglia, Signore, perché io so che tu a volte, ecco, ci fai attraversare la battaglia, ma sei sempre con noi, quindi la stessa cosa noi ti preghiamo per Massimo e preghiamo per la sua completa guarigione, come io prego, Padre, per la completa guarigione anche di Amauri. Tu sai anche quello che lui sta attraversando e io prego nel nome di Gesù che tu possa benedire la vita sua e lui possa essere forte nel Signore, nel nome di Gesù Cristo. Prego anche per Maria, Signore, per Tommaso, per la sua salute, per la sua famiglia, nel nome di Gesù, e per tutti gli altri cari che eventualmente, Signore, in questo periodo con influenza, noi preghiamo per tante persone, Padre, però rispetto a altri problemi che ci sono in giro, Padre, è un problema minore. E non per questo noi non preghiamo, anzi, noi preghiamo anche, Signore, quello che magari qualcuno direbbe, Dio non si importa di questo, invece Dio si importa. E tu sei il Dio onnipotente, onnisciente, Signore onnipresente. Signore, noi sappiamo, Padre, che tu che opere grandemente nella nostra vita, ti preoccupi e ti fai presente, Signore, in ogni situazione, nel nome di Gesù. Anche per la sorella Claudia, Signore, ti ringraziamo per la risposta che lei già ha avuto mercoledì. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo amore, per il tuo sostegno. Continua a operare nella vita dei credenti. E chi, Signore, fosse magari spiritualmente, Signore, un po' stanco, fosse, Signore, un po' debole nella fede, Padre, rinforza. Dai direzione, Signore, a ognuno, soprattutto ai genitori che hanno figli adolescenti e che, Signore, a volte fanno delle scelte, Padre, che non necessariamente sono in conformità, Padre, a volte indotti da tante cose. Padre, dirigi i cuori dei genitori perché possono continuare a insistere a cercare il Signore e portare i figli a Cristo nel nome di Gesù. Prego per questo, Signore. Prego per Michael. Prego, Signore, che tu operi grandemente nella sua vita, che tu possa, Signore, continuare a benedirlo. Lui che non stava magari tanto bene in questi giorni, noi preghiamo che tu lo possa guarire nel nome di Gesù Cristo. Preghiamo, Signore, anche per la vita della Grazia, Signore, a San Giorgio. Padre, tu sai le cose che lei sta attraversando. Noi preghiamo per la sua vita. Prego, Signore, che tu la guarisca, come prego, Signore, per la Neia, per le analisi, per l'indagine, Signore, che i medici stanno facendo. Padre, che si possa scoprire nel nome di Gesù lei cosa ha e che possa essere guarita attraverso la tua potenza nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo, Signore, anche per Francesco ancora. Grazie perché, Signore, non è nulla di grave. Presentiamo lui davanti a te, anche che lui nel suo intimo, nel suo cuore, non solo adesso, ma, Signore, ma sempre possa cercare il Signore. Per la Patrizia, per la sua famiglia, Signore, noi presentiamo anche lei davanti al Signore, davanti all'Eterno. Grazie, Signore, anche per questa benedizione che lei è qui con noi. Padre, per la sorella Diana Veronica, Signore, una potenza Tua, che Tu la possa, Signore. Se c'è qualcosa, Signore, che nella sua salute non sta bene, guariscila, Signore, completamente. Rinforza, Signore, la sua fede. Dai benedizione a lei, Padre. Io Ti prego per questo, nel nome di Gesù Cristo. Per lei, per Filippo, per sua madre, per i suoi cari, per Signore, per la suocera. Noi presentiamo, Signore, tutti quanti loro davanti a Te. Padre, noi preghiamo anche che Tu possa continuare a benedire la sorella Maria e Mariano, Signore, per le questioni, Signore, che stanno affrontando, Signore, per i loro genitori che sono anziani e che li vogliono appunto accudire in questo tempo. Fa, Signore, che noi possiamo sostenerli, Padre, con la preghiera, con la comunione fraterna, che insieme noi possiamo camminare con Te. Nel nome di Gesù, Padre, perché questa è la Tua volontà. Padre, io prego per tutte le famiglie che sono qui e prego, Padre, che la Tua mano potente possa essere usata, Signore, ogni giorno a farci vedere nella Tua parola come noi dobbiamo vivere. Prego, Signore, per la Chiesa di Cristo, sia per domani, Signore, per questa giornata di raccolta della Fondazione del Banco Alimentare, che molti di noi parteciperanno, Signore, anch'io parteciperò in prima persona a Rimini, ma ci sono fratelli che andranno magari a Savignano, altri che andranno a Cesena, altri che forse andranno a Forlì, non importa, Padre, ma che laddove noi siamo, anche se magari fisicamente parlando non saremo nello stesso posto, ma che spiritualmente noi possiamo rappresentare il regno di Cristo. Possiamo essere da ambasciatori, avere sempre a disposizione, Signore, un esemplare della Tua parola, in un momento giusto, Signore, magari ecco anche poter regalare alle persone che ne hanno bisogno, e devo dire che tutti ne hanno bisogno. Quindi, Signore, usa la nostra vita. Prego, Padre, anche per i culti che ci saranno sia a Cesena, a Rimini e a Ravenna. Opera grandemente, Signore, che tutto sia fatto per la Tua gloria, che ogni credente possa cercarti profondamente. E già prego, Signore, per questa domenica fino all'altra, quando noi cominciamo una settimana di ringraziamenti. Signore, ogni giorno un motivo diverso per ringraziare il Signore. Noi Ti vogliamo lodare nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Glorificato sia il nome del nostro Signore. Amen, carissimi. Noi vogliamo dare gloria, grazie a Dio per ogni cosa che Lui fa nella nostra vita. E noi vogliamo anche questa mattina continuare a pregare per il mondo, per la situazione che noi stiamo vivendo, ma soprattutto per coloro che stanno vivendo in prima persona. Signore, presentiamo, Padre, l'Ucraina davanti a Te. Padre, noi sappiamo quello che sta accadendo ormai da diverso tempo. In un certo senso, purtroppo, Signore, molti si sono abituati. E, Signore, almeno noi che siamo lontani, ma chi è nella situazione lì, Padre, nella difficoltà, non si può abituare, Padre. La vita è stata resa molto più difficile. Noi preghiamo per i governanti, preghiamo che Tu trasformi i loro cuori. Preghiamo, Signore, che Tu possa operare nella vita di queste persone, che Tu possa, Signore, farli venire davanti a Te e fermare questa guerra, Padre. Allo stesso tempo sostiene la vita dei credenti, sostiene, Signore, la vita delle chiese, Padre, gente che ha dovuto andare a combattere senza aver mai fatto questo nella sua vita e deve continuare perché è una sorte, è un obbligo, Signore, almeno in quello stato. Signore, io prego per loro, come prego, Signore, anche per il popolo arabo, che venga a Cristo Gesù. Prego per il popolo ebraico affinché venga a Cristo Gesù. Signore, Tu sai anche quello che sta accadendo tra Israele, la striscia di Gaza. Padre, mette la Tua mano. Noi siamo in Cristo, facciamo parte dell'Israele spirituale. Siamo, Signore, solidari, Signore, a Israele, ma preghiamo anche per la salvezza, Signore, del popolo arabo. Signore, anche Israele ha bisogno di essere salvato. La maggior parte degli ebrei,
Signore, che ancora non ha riconosciuto Gesù Cristo come il Messia, non è perché Israele etnico che è a posto, no, ha bisogno di Gesù Cristo, ha bisogno di incontrarsi con quello che è l'israelita perfetto, Gesù Cristo di Nazareth, figlio di Dio, l'Io sono che si è incarnato, che è morto una volta, che è risorto dai morti e che ora vuole vivere dentro al cuore della nazione di Israele. Padre, io so, secondo la tua parola, che molti, Signore, almeno rappresentanti di ogni tribù di Israele, si convertiranno a te. È solo una questione di tempo, tu sei sovrano. E alla stessa cosa, Padre, di tutte le nazioni arabe, ci saranno, Signore, rappresentanti di tutte le nazioni arabe e anche, Signore, delle etnie all'interno delle nazioni verranno a te, Padre. È una questione di tempo, ma nel frattempo usa la nostra vita per la predicazione della tua parola, che possiamo essere, Signore, perseveranti, zelanti nella parola del Signore. Usa la nostra vita per predicare la parola, che sia, Signore, per un parente, che sia per un figlio, una figlia, un padre, una madre, lo zio, il nonno, la nonna, ma sia, Signore, per una persona che noi non conosciamo. Noi preghiamo per il mondo, nel nome di Gesù. Amen. E il popolo di Dio dice amen. Allora, cari, mi raccomando, continuiamo sempre di più a pregare al nostro Signore. Io saluto questa mattina fratello Roberto, saluto anche Anna, saluto l'Annunzia, Patrizia, buongiorno. Buongiorno alla Grazia qui a San Giorgio. Grazia, come stai? Stai meglio? Antonio, salutiamo Antonio, Diana Veronica, la Nick, Gabriele, buongiorno. Elisete, buongiorno anche a te nel nome di Gesù Cristo. Sorella Rejane, speriamo che tu stia meglio nel nome di Gesù. Saluto anche fratello Valerio, Lager, Ignazio, Laura. Allora, noi salutiamo anche a Pablo qui con noi. Sorella Angela, buongiorno anche a te. Sorella Anna, a Napoli, buongiorno anche a te. Allora, noi salutiamo... Aspetta, c'è anche appunto Roberto Zaccarelli, c'è Roberto Saltarelli, che il Signore benedica anche a te, carissimo. Mi fa molto piacere che tu stia qui, spero di vederti al più presto possibile nel nome di Gesù, ok? Allora salutiamo anche tutti quanti il nostro fratello Massimo che è qui con noi, in preghiera per Massimo, per la risposta che avrà oggi e a prescindere di ogni cosa il Signore è con te, Massimo, e noi siamo con te in preghiera nel nome del nostro Signore Gesù. Allora, fammi vedere, c'è la Cate anche qui con noi, che il Signore possa benedire ognuno di voi nel nome di Gesù. La Maria Maita, la Mirella, che il Signore ti benedica grandemente. Vedo tutti quanti voi, scrivete qui un messaggino nella chat così vi posso vedere, almeno vedere il vostro nome, ci sono diverse persone. La Rosaria, cara sorella Rosaria, che il Signore benedica te, la tua famiglia, a Vincenzo, mandaci notizie, siete sempre nelle nostre preghiere, nel nostro cuore, nel nome di Gesù, ok? Ti teniamo sempre in contatto. E poi, cari, avete anche il gruppo di WhatsApp di Alba Nuova, dove entrando nel gruppo solo io scrivo, quindi non è un gruppo che ti va a arrivare tanti messaggi, però puoi ricevere il link per accedere qui a questa trasmissione. Naturalmente, se tu ti iscrivi in questo canale sarà ancora più facile. C'è una campanellina, vai nella campanellina, clicca, vai iscriviti, poi clicca di nuovo. Così riceverai tutte le notifiche. Se già ti sei iscritto, lascia stare, lascia così. Ma dai un'occhiata per vedere se è tutto ok. A volte può succedere che l'iscrizione decade, non so perché, e quindi ti vai a scrivere nuovamente, ok? Noi vogliamo passare alla lettura della parola di Dio, quindi leggiamo la Bibbia insieme. Allora, eccoci qua nella nostra piattaforma di Logos, dove noi possiamo leggere, ascoltare la Sacra Scrittura. Io voglio subito, scusatemi, ma in questo periodo, sai com'è la voce, a volte bisogna, ci vuole un pochino più di tempo per scaldarla, ma andiamo appunto a scaldare non solo la voce, ma anche il cuore.
attraverso la Sacra Scrittura. Noi che abbiamo circa meno di un mese e mezzo per finire, per concludere la lettura di tutta la parola del Signore. Noi oggi leggeremo Daniele capitolo 10 a 12 e Giovanni capitolo 20, parola del Signore. Allora, Daniele capitolo 10, parola di Dio. Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele chiamato Baldassar. La parola è vera e predice una grande lotta. Egli fu attento al messaggio e capì il significato della visione. Quindi guardate quante visioni ci sono nel libro del profeta Daniele. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai nessun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi uscì affatto, non mi unsi affatto sino alla fine delle 3 settimane. Il 24° giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del gran fiume che è il Tigre. Quindi lui si trova sempre in quello che era il territorio della Babilonia, ma che ora dominato dalla Persia, ok? E quindi dice: alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino. Questa è la sua visione, che aveva ai fianchi una cintura d'oro di ufas. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come i rami splendenti e il suono della sua voce era come il rumore d'una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vide la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi solo a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza, il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. Poi udii il suono delle sue parole, ma appena le udii cade assopito con la faccia a terra. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Egli mi disse: non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire di umiliarti davanti a tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Quindi, ossia, a motivo della preghiera che lui aveva fatto al Signore. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, però Michele, uno dei primi capi, è venuto, quindi l'arcangelo Michele è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire, quindi il futuro. Mentre egli mi rivolgeva queste parole, io mi abbassai gli occhi a terra e rimasi in silenzio. Ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo, egli mi toccò le labbra. Allora aprì la bocca, parlai e disse a colui che mi stava davanti: mio signore, questa visione mi ha riempito d'angoscia, le forze mi hanno abbandonato e non mi è più rimasto alcun vigore. Io, tuo servo, non potrei parlare con te, o mio signore, perché ormai non ho più forza e mi manca persino il respiro. Allora colui che aveva l'aspetto di un uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. Egli disse: non temere, o uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte. Alle sue parole ripresi forza e disse: parla, o mio signore, perché tu mi hai fortificato. Egli disse: sai perché sono venuto da te?
Ora torno a lottare con il re di Persia e quando uscirò a combattere verrà il principe di Grecia. Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità e non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli tranne Michele, vostro capo. Parola di Dio, libro di Daniele, capitolo 11. Il primo anno del re Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo. Ora ti farò conoscere la verità. In Persia sorgeranno ancora tre re, poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri e quando sarà diventato forte con le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Grecia. Allora sorgerà un re potente che dominerà sul grande impero e farà quello che vorrà. Ma appena si sarà affermato, il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo. Non apparterà la sua discendenza e non avrà una potenza pari a quella di prima, perché sarà smembrato e passerà ad altri, non ai suoi eredi. Il re del mezzogiorno diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui, dominerà e il suo dominio sarà grande. Dopo diversi anni si alleeranno e la figlia del re del mezzogiorno verrà dal re del settentrione per fare un accordo. Lei non conserverà la forza del suo braccio e nemmeno la sua discendenza resisterà. Sarà messa a morte assieme ai suoi seguaci, ai figli e al marito. Ma dalle sue radici sorgerà un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re settentrione, combatterà contro di lui e ne sarà vincitore. Egli porterà in Egitto come preda di guerra perfino i loro dei, le loro immagini di metallo fuso e i loro preziosi arredi d'argento e d'oro, e per diversi anni si terrà lontano dal re del settentrione. Questi marcerà contro il re del mezzogiorno, poi tornerà nel suo paese. I suoi figli però scenderanno in guerra e raduneranno un esercito potente. Uno di essi avanzerà e passando si spargerà come un torrente. Poi tornerà all'attacco e spingerà le ostilità fino alla fortezza del re del meridione. Il re del mezzogiorno si inasprirà, muoverà guerra al re del settentrione, il quale arruolerà un grande esercito che sarà sconfitto dal re del mezzogiorno. Egli porterà via quella moltitudine e quel suo cuore si gonfierà d'orgoglio, ma per quanto ne abbia abbattuto decine di migliaia, non per questo sarà più forte. Il re del settentrione arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima. E dopo un certo numero di anni, egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. In quel tempo molti insorgeranno contro il re del mezzogiorno. Degli uomini violenti fra il tuo popolo insorgeranno per dare compimento alla visione, ma cadranno. Il re del settentrione verrà, innalzerà dei bastioni e si impadronirà di una città fortificata. Nelle fortezze del mezzogiorno, nelle truppe scelte avranno la forza di resisterli. L'invasore venuto contro il re del mezzogiorno farà ciò che gli piace, non essendovi chi possa resistergli, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Egli proporrà di venire con le sue forze di tutto il suo regno, ma farà un accordo con il re del mezzogiorno. Nella speranza di indebolire il suo regno, gli darà sua figlia per moglie, ma il piano non riuscirà e il paese non gli apparterrà. Poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un generale farà cessare la sua arroganza e le farà ricadere addosso a lui. Poi il re si dirigerà verso le fortezze del paese, ma inciamperà, cadrà e non lo si troverà più. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno,
ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta né in una battaglia. Poi, al suo posto, sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi. Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto. Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati, così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente. Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare. Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo. Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro i re del Mezzogiorno alla testa di un grande esercito. Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui. Quel che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si deliguerà come un torrente e molti cadranno uccisi. Quei due re non penseranno che a farsi del male e seduti alla stessa tavola si diranno delle menzogne, ma ciò non riuscirà, perché alla fine non verrà che al tempo fissato. Il re del settentrione tornerà al suo paese con grandi ricchezze, il cuor suo mediterà disegni ostili. Al patto santo egli eseguirà, poi tornerà al suo paese. Al tempo stabilito egli marcerà di nuovo contro il Mezzogiorno, ma quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima, poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto. Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio e pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli dei. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dei dei suoi padri, non avrà riguardo al Dio preferito dalle donne, né ad alcun Dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti, ma onorerà il Dio delle fortezze del suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio sconosciuto ai suoi padri. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un Dio straniero, colmerà di onore quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Al tempo della fine, il re del Mezzogiorno si scontrerà con lui e il re del Settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno,
ma Edom, Moab e la parte principale dei figli di Ammon scamperanno dalle sue mani. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà. Si impadronirà dei tesori d'oro e di argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libi e gli etiopi saranno al suo seguito. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli con gran furore per distruggere e disperdere molti. Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo, poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. Parola di Dio. Ora noi leggeremo capitolo 12, profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, dice la Bibbia. Un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, dice la parola, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Poi io, Daniele, guardai ed ecco altri due uomini in piedi, l'uno su questa sponda del fiume e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Io udì, ma non compresi, e disse: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose: va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Parola di Dio. Quindi noi abbiamo letto quello che è il libro del profeta Daniele. E secondo me, ecco, quello che noi possiamo apprendere di più, quello che dice nella parola di Dio, è quello che per noi è una santa consolazione, il versetto 13 del capitolo 14, quando dice: tu avviati verso la fine, ossia vai, ossia la tua vita finirà, tu vai, continua a vivere la tua vita naturalmente per la gloria di Dio, tu ti riposerai, questo riposare, ossia tu morirai, ma vedi, allo stesso tempo che uno muore, se uno è in Cristo, ti rialzerai. Per la persona che muore con il Signore, si sarà rialzato, come abbiamo letto anche prima. Si rialzerà, sarà risorto dai morti per cosa? Per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Quindi continua a vivere con il Signore e magari, non magari, ma certamente, noi non abbiamo controllo su quelle cose che stanno accadendo adesso. Quindi continua a confidare in Dio, a santificare la tua vita,
a seminare la parola di Dio. E se hai litigato con qualcuno, supera le differenze, rilascia perdono, vivi una vita che piace al Signore, perché tu riposerai se sei in Cristo e dopo rialzerai attraverso la potenza del nome di Gesù, quando noi tutti riceveremo la ricompensa. Giovanni capitolo 20, parola del Signore. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre ancora era buio, Maria Maddalena andò al sepolcro a proposito di morire e rialzarsi. Guarda bene questo capitolo. Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro di Cristo, Gesù che era morto per i peccati. Allora corse Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, ovvero Giovanni, e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra. Il sudario che era stato sul capo di Gesù non era per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Questi uomini, anche se avevano vissuto con Gesù, non avevano creduto fino in fondo, non avevano compreso fino in fondo tutte le parole di Cristo, ma ora comprendevano il messaggio del Signore. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù gli disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto ed io lo prenderò. Gesù gli disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù gli disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli aveva detto queste cose. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li retirerete saranno ritenuti. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente.
Tommaso gli rispose, Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse, perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Or, Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Parola del Signore. Cari, noi abbiamo finito un'altra settimana di lettura della parola di Dio e io sono felice perché ancora una volta noi abbiamo potuto, ossia, continuare nella parola di Dio. Io vorrei salutare tutti quanti voi. Io auguro di saluto anche la Grazia, Michele, tutti quanti voi che siete qui. Allora, cari, Veronica, che la grazia del Signore stia anche con te, nel nome di Gesù. Ina, cara sorella Ina, che gioia averti qua con noi, che Dio possa benedire tutti quanti voi, tutte le vostre famiglie. Pregate anche per me, io continuerò a pregare per voi. Potete mandarmi anche durante la giornata la vostra richiesta di preghiera, 340-237-9339. Maria Maita, anche a te nel nome di Gesù. Cari, un fortissimo abbraccio, un santo bacio, non vi dimenticate questa domenica celebrazione al Signore. Se sei membro di una chiesa, vai a partecipare assolutamente insieme alla tua chiesa. Se sei qui in Romagna e sei parte della Chiesa Evangelica Battista Solo Cristo, o Ravenna, o Cesena, o Rimini, noi ti aspettiamo. A Cesena e a Rimini alle 10:30 e a Ravenna alle ore, dalle ore 17. Che Dio vi benedica grandemente e una ottima giornata nella potenza del Signore. Se Dio vuole, torneremo qui su Alba Nuova il prossimo lunedì, nel nome di Gesù. Se ascolti la sua voce, se credi nel suo amore.